Podcast di Compex Italia in compagnia di me, Marco, e del nostro tecnico EMS Pietro. Ciao Marco, ciao a tutti. Oggi vogliamo parlare di preparazione atletica del calcio. Molte squadre sono già al lavoro, altre squadre inizieranno a breve. Vogliamo dare qualche consiglio specifico. Esatto, andiamo un po' a vedere come lavorare sulle varie skills, sulle varie specifiche del calcio. Ricordiamo che c'è un approfondimento dedicato e veramente fondamentale sul blog di www.compex.com dedicato appunto alla preparazione atletica e calcio. In questo podcast facciamo una sintesi dei punti chiave. Esatto, andiamo a vedere un pochino come integrare ovviamente l'elettrostimolazione nella preparazione atletica di questo sport. Allora Pietro, iniziamo parlando, ricordando le quattro possibilità. Tu in questo articolo hai evidenziato le quattro possibilità di utilizzo del Compex nel calcio. Sì, esatto, allora sono le quattro possibilità di base che, a dir la verità, sono presenti per tutti gli sport, cioè Certo. servono in tutti gli sport, che sono lo sviluppo della forza, quindi possiamo andare ad attivare in maniera specifica e soprattutto ad attivare più fibre muscolari di quelle che attiveremmo normalmente con una preparazione atletica tradizionale. Quindi andiamo a incrementare, scientificamente provato, lo sviluppo della forza. Esatto. Senza peraltro sollecitare le articolazioni. Questo ci è molto utile per lavorare su alcune skill di base particolari, perché soprattutto nel periodo di preparazione atletica, in cui aumentiamo i carichi, vogliamo aumentare la resistenza, eccetera, dobbiamo anche andare a prevedere alcune, possibilità chiave per migliorare la performance e prevenire gli infortuni e qui lavorare sulla forza. Esatto, quindi si può andare a migliorare la potenza della calciata, l'esplosività dello scatto, oppure la capacità di saltare, che sono tre delle caratteristiche fondamentali che permette di avere un Per esempio, ma calciatore. abbiamo veramente una marea di possibilità. Basta Assolutamente. ragionare in maniera funzionale sui muscoli che vogliamo andare a sviluppare, pensando alle sollecitazioni che andremo a subire, ma ci Esattamente. arriveremo. Quali sono poi le altre? Allora, abbiamo il trattamento del dolore, perché ovviamente è una di quelle cose che in un allenamento, in una fase di carico, di preparazione, possono insorgere dei dolori, sia dolori legati a microinfortuni, quindi non è sempre detto che uno si debba lesionare in maniera grave, ma anche dei Sì, i microinfortuni, piccoli traumi esatto, che la piccoli preparazione traumatismi, comporta, se lo fermi da un possono, po'. esatto, e quindi il trattamento del dolore con dei programmi specifici come dolore muscolare, TENS. tendinite. Tense, esatto. Poi c'è il recupero post fatica, quello più apprezzato da tutti gli acquirenti Compex. Esatto, qui diciamo che il trattamento del dolore e il recupero post fatica possono essere usati anche in maniera affiancata, quindi possiamo Certo. fare dei programmi come recupero post allenamento o massaggio rigenerante che aiutano molto anche sugli indolenzimenti. Sì, poi sotto la chiave del recupero post fatica, che anche però va borderline con il miglioramento delle prestazioni, c'è anche il programma di capillarizzazione di cui abbiamo parlato tantissime volte. Esatto, il programma capillarizzazione affiancato con i programmi di recupero è ottimale per non solo rigenerare il muscolo dopo un allenamento, ma anche per andare a prepararlo a quello successivo. Esatto. Quindi si parla comunque anche di performance. Sì, ricordiamo solo di farlo sempre a distanza. Quindi Sì. facciamo il nostro allenamento, il nostro programma di recupero il più velocemente possibile e poi dopo un po' di tempo, dopo la doccia, quando siamo rilassati, facciamo capillarizzazione. Questo ricordiamolo sempre. Da libro si parla di utilizzare il programma capillarizzazione dopo le 3-4 ore da un allenamento. Ottimo. Poi abbiamo già accennato la prevenzione degli infortuni. Esatto, allora il rinforzo può essere utilizzato in un'ottica di migliorare la forza del muscolo, ma migliorare la forza del muscolo può anche voler dire in maniera mirata andare a lavorare su quei muscoli che
essendo deficitari, possono andare a portare poi a infortuni durante la stagione agonistica. Ottimo, ottimo. Quindi, fatto queste premesse, come vogliamo ragionare se vogliamo utilizzare l'elettrostimolazione in modo intelligente? Su cosa ci vogliamo concentrare? Allora, come ho detto, bisogna concentrarsi o sul muscolo più importante per quel determinato atleta, per quel determinato calciatore, che su un muscolo che magari è deficitario. Sappiamo che i muscoli maggiormente sollecitati e quindi quelli maggiormente soggetti a infortuni sono il bicipite femorale della loggia posteriore della gamba, i flessori del ginocchio, gli adduttori dell'anca e il quadricipite femorale. Sono infatti i muscoli che, andando a vedere un po' la letteratura, subiscono maggiori sollecitazioni. E per esempio abbiamo trovato degli articoli interessanti che evidenziano appunto che le retrazioni muscolari prodotte durante il gioco vanno a sollecitare maggiormente questi distretti, e l'abbiamo elencati nell'ordine di sollecitazione. Assolutamente. Altra cosa fondamentale è, come dicevi, pensare al calciatore sia ai suoi precedenti infortuni che al ruolo. Ricordiamo, l'abbiamo detto prima, parlando di forza, noi possiamo migliorare la capacità di saltare, fondamentale quindi per un difensore, fondamentale ovviamente per il portiere, importante anche per tutti gli altri ruoli. Ovviamente nell'ottica del preparatore, pensando al singolo individuo, valutiamo cosa è fondamentale per migliorarne la performance, cosa è fondamentale per lavorare su un deficit particolare. Ricordiamolo, sì. Esatto, anche perché il preparatore atletico poi tendenzialmente dovrebbe conoscere tutti i vari calciatori e le loro peculiarità e i loro deficit. Perfetto. Quando andiamo a lavorare quindi con l'elettrostimolazione all'interno della preparazione calcistica? Allora Marco, io consiglio di iniziare con 2 settimane circa di preparazione tradizionale, quindi della solita preparazione della squadra, di iniziare a caricare con i volumi già prestabiliti, e poi dalla terza settimana iniziare a inserire l'elettrostimolazione nei modi citati prima, quindi focus su 2-3 gruppi muscolari, non bisogna mai andare ad eccedere con i gruppi muscolari allenati, e si parte sempre con 2 o 3 sessioni di elettrostimolazione a settimana in isometria. Iniziando gradualmente, quindi mai fare 25 minuti di elettrostimolazione. Un preparatore che prescrive 25 minuti di elettrostimolazione dal nulla e dice fai sempre 25 minuti per X settimane, è un preparatore poco preparato. Proprio poco preparato all'elettrostimolazione. Si parte sempre con pochi cicli, si parte da 10-15 cicli, a salire. La cosa importante è utilizzare sempre la massima intensità sopportabile dall'atleta. Cosa vuol dire? In isometria vuol dire che l'atleta riesce a mantenere il bilanciamento fra il muscolo agonista e il muscolo antagonista durante le fasi di contrazione che l'elettrostimolatore gli sta dando. Perfetto, quindi per esempio se ci mettiamo a lavorare su un quadricipite, ci sediamo su un lettino con la gamba a penzoloni, la gamba non deve sparare in avanti, non deve raddrizzarsi, dobbiamo mantenere l'angolo di 90 gradi. Esatto, importante non fare per esempio l'errore di mettersi sdraiati sul lettino a fare il programma di forza, poiché stando sdraiati si sta già in una posizione di massima estensione per esempio del quadricipite, e questo è un errore. Ovviamente qui stiamo parlando di un atleta funzionante, non infortunato, ricordiamolo sempre, stiamo parlando di forza. Stiamo parlando di forza e preparazione. Il programma da scegliere in questo caso, correggimi se sbaglio, io suggerirei il programma resistenza, che ricordiamo è un programma di forza resistente, però possiamo anche usare un programma di forza, tu dici? Sì, allora, qui dipende un po', per esempio potrebbe essere anche utile fare della forza esplosiva su determinati calciatori che hanno determinate caratteristiche, magari offensive, che necessitano di una forte esplosività.
Certo, quindi è tutto in mano al preparatore. Ricordiamo che il nome del programma è l'obiettivo che vogliamo seguire. Esatto, quindi forza esplosiva sulla gamba migliorerà l'esplosività dell'atleta. Un'altra cosa, secondo me, importante per un calciatore offensivo è di avere un forte core. Forse sì, core ne stai parlando, ne parli proprio nell'articolo, analizzando un po' questo articolo, l'hai diviso in maniera molto intelligente sulle due fasi fondamentali del calcio, quindi la fase offensiva e la fase difensiva. Esatto, quindi come dicevo, nella fase offensiva può essere utile la forza esplosiva, come di migliorare per esempio i muscoli stabilizzatori del core per una questione di possesso palla e quindi mantenimento del possesso palla e di contrasto con un difensore, come anche per esempio i muscoli della catena cinetica anteriore del quadricipite per un'ottica di forza della calciata. Queste sono cose comunque scientificamente provate, cioè certo, provato. Ci sono degli articoli, li citiamo anche un po' sul blog e andiamo anche a parlare con qualche esempio di esercizi interessanti sia per la catena cinetica anteriore che per quella posteriore che per il core, quindi visitate www.compex.com alla sezione blog, trovate l'articolo dedicato alla preparazione calcistica. Lato invece difensivo, su cosa vogliamo lavorare al di là del portiere, che immaginiamo il salto, la core stability ovviamente fondamentali per migliorare agilità e fondamentali del gesto atletico che dovrà svolgere. Sì, allora anche qui si parla di tutti i muscoli sollecitati nelle azioni di contrasto, quindi consigliamo di concentrarsi sui muscoli del core anche qua, come il trasverso dell'addome, il retto dell'addome e il muscolo quadricipite femorale, che è sempre... Sì, lavorare su trasverso dell'addome e retto dell'addome, ricordiamo, è molto semplice, l'elettrostimolazione è specifica ma su determinati distretti anche generica. Andiamo a fare il nostro programma di core stability alla fine o prima di aver fatto la nostra sessione di allenamento dedicata al core, ci mettiamo in plank con l'elettrostimolatore, andiamo a lavorare su tutto il distretto. Esatto, quindi qui stiamo già parlando di un lavoro dinamico, certo. Che comunque a mio parere è ottimale come il plank con l'elettrostimolazione. Poi fai un approfondimento dettagliato e spieghi anche su questo articolo, nonostante l'abbiamo già ripetuto varie volte, come utilizzare il Compex per la prevenzione delle distorsioni di caviglia. Sì, esatto Marco. In questo caso la distorsione di caviglia è una delle cose che affligge di più il calciatore. C'è un programma specifico, soprattutto sull'SP8, che è prevenzione distorsione caviglia e si va a lavorare specificamente sui peronieri, quindi su quei muscoli che sono deputati alla stabilizzazione della caviglia, a maggior ragione in atleti come calciatori che sono soggetti a distorsione e quindi magari la loro situazione legamentosa potrebbe già non essere più ottimale. Sì, per di più la distorsione caviglia è anche un infortunio spesso soggetto a ricadute, di conseguenza è veramente, veramente importante lavorarci in questo periodo e poi magari anche fare un programmino di mantenimento, esatto, durante la stagione. Esatto. Molto bene, direi che abbiamo coperto i temi fondamentali di Compex nella preparazione del calcio. Vi ricordiamo di visitare compex.com e di iscriverci a Compex Italia @enovis.com oppure di commentare sui nostri canali, sui nostri social, basta cercare Compex Italia per farci le domande che ritenete opportune. Siamo qua per rispondere. E niente, alla prossima, grazie Pietro, grazie a tutti. Grazie Marco, ciao a tutti. Ciao.